Amici di Tele Libertà, bentrovati a Sottorete. Una battuta d'arresto davvero clamorosa, quella dell'LPR Volley Piacenza, che è arrivata dopo 4 vittorie consecutive in campionato. Andiamo a vedere cos'è successo ieri a Ravenna contro la Bangia. Troppo brutta per essere vera, perde l'LPR Volley e perde male. 3 schiaffoni pesanti ricevuti da una Bangia Ravenna che nel mirino aveva l'8º posto in classifica e voleva a tutti i costi centrare l'obiettivo. Una sconfitta pesante perché di fatto i biancorossi l'hanno subita senza giocare, o almeno solo a sprazzi hanno messo in campo quanto in tante altre partite hanno fatto vedere. Sotto di 2-7-0 si è sperato nella rimonta, ma dopo pochi scambi si è capito che non era serata. Stanchezza fisica e mentale, una brutta LPR Volley, la più brutta della stagione. Rilassatezza dopo i playoff ormai certi, testa già alla gara di mercoledì in terra serba per il ritorno degli ottavi di Coppa CEV. Resta il fatto che dopo 4 vittorie consecutive in campionato è arrivato questo stop imprevedibile, almeno nelle dimensioni. Al termine della gara musi lunghi nello spogliatoio biancorosso, la stanchezza è indicata come la principale colpevole della pessima prova. Nelle gambe c'è 1 milione di partite, ha detto Alberto Giuliani, ma anche il capitan Zlatanov invita a guardare oltre. Come ho visto, Ravenna l'ho vista molto pimpante e concreta, con un ottimo cambio palla, e sono stati dall'inizio molto aggressivi, noi sicuramente un po' non con la testa giusta. Ci sta con tutte le partite che facciamo, ci sta perché non avevamo tante alternative in panchina, perché non tutti stiamo proprio benissimo. E, insomma, una partita storta ci sta, è portata a non far drammi, perché tra 48 ore siamo di nuovo in campo e bisogna guardare avanti. Andiamo a vedere i risultati al completo della 10ª giornata di Superlega, partendo dal big match che si giocava a Civitanova con la Lube, che ha battuto 3-0 la Dietec Trentino, 3-0 anche per Verona, che ha espugnato il campo di Vibo Valentia, 3-1 invece per Modena, che si è imposta su Molfetta, 3-0 vittoria fuori casa per la Top Volley Latina contro la Chioene Padova, 3-1 invece per Perugia in casa contro Monza, del 3-0 della Bangia Ravenna sull'LPR abbiamo già detto, vittoria al tie-break per la Revivra Milano sulla BOC Index Asora, classifica che vede saldamente al comando la Cucine Lube Civitanova con 62 punti, 9 in più dell'accoppiata Dietec Trentino e Perugia ferme a 53, Modena 50, Calcedonia Verona 46, Piacenza 37, Monza 32, 3 squadre a 26 punti, Vibo Valentia, Ravenna e Latina, Molfetta 22 punti, Padova 18, Sora 17, chiude la classifica la Revivra Milano con 15 punti. Prossima partita di Superlega che si gioca domenica 19 febbraio, questo il cartello Dietec Trentino contro Azimut Modena, Verona in casa contro la Lube Civitanova, Top Volley Latina contro la Sir Safety Conad Perugia, l'LPR ospiterà in casa la Chioene Padova, l'Esprivia Molfetta giocherà in casa contro la G Gruppo Monza, Revivra Milano ospiterà la Bangia Ravenna, chiude la giornata la BOC Index Asora in casa contro la Tonno Callipo Vibo Valentia. Lo abbiamo sentito nei servizi, una stanchezza dunque che la fa da padrone in questo calendario serratissimo, calendario che prevede mercoledì prossimo il ritorno di Coppa CEV in terra serba, quindi i ragazzi di Mister Giuliani torneranno in campo per difendere il 3-0 maturato all'andata al Palabanca. Non mi resta che darvi l'appuntamento alla prossima puntata, grazie per l'ascolto.